appena conclusa l'ottava edizione del Monte Wave, il 6 settembre 2014 a Pignatano Maggiore. Abbiamo con noi quest'anno Federico Fimani di Diaframma, lo scorso anno su questa panchina c'era Giorgio Canali, con cui abbiamo fatto una intervista abbastanza esilarante, era un tipo un po' particolare, nel senso positivo. La stessa domanda che abbiamo fatto a Giorgio Canali l'altra volta, la prima impressione di questo festival, che con tutti i limiti che ha, insomma, è l'unico nella provincia di Caserta a essere una rassegna di musica indipendente libera e appunto che dà spazio oltre agli ospiti finali anche agli artisti emergenti. Ma l'impressione è ottima e voi siete molto simpatici. La serata mi è piaciuta. Spero insomma di non avere sfigurato, perché comunque sia stata una buona serata rock and roll. Sono stati anche molti gruppi prima, quindi anche le persone sono venute gratuitamente, hanno avuto anche un colpo d'occhio un po' anche sulla situazione musicale della zona. Una situazione molto eterogenea, gruppi diversi anche uno dall'altro. Il livello del cast dei gruppi emergenti ti ha soddisfatto? Ho sentito gli ultimi tre di sei, perché prima eravamo a cena, ne ho sentiti tre. Uh-huh. Oh, buoni, bravi, sì, bravi. Insomma, sì, tra tre anni. Sì, adesso ho in mente di fare un disco di solo di cover, dove reinterpreto le teste degli anni 60 e 70, esatto, di vecchi cantautori italiani, e esce a novembre. Ok. E poi suonare dal vivo, e poi in futuro magari fare un album nuovo. Comunque, insomma, ci divertiamo. E dacci qualche insomma anticipazione, che poi non è nemmeno anticipazione, del tuo disco solista. Io ho ascoltato Lontano Lontano Intenco, sì, bellissimo. Bellissimo il pezzo, di bellissima interpretazione. No. Sì. Dacci qualche altra chicca. Ma vuole essere un po', anche se vogliamo, avendo qualche anno in più chiaramente degli ascoltatori, dell'ascoltatore medio di musica di adesso, sono appunto chiaramente anche i nostri fan, quasi tutti molto più giovani di me, volevo anche un po' fare le mie radici, da dove vengo io, insomma, che musica ho ascoltato, e quindi ci sono anche dei nomi, a parte quelli famosi come Tenco, De Gregori, poi ci sono anche dei nomi abbastanza sconosciuti come Lolli, Zenobi, così, quindi far capire anche un pochino le mie radici, quindi magari questo disco può anche servire per incuriosire qualcuno, magari scoprire qualche cantautore, qualcuno in Italia, tanti anni fa, ha fatto delle cose secondo me molto interessanti, quindi magari anche un'opera di proselitismo che fa, insomma, così. Quindi sono immerso in una sorta di nostalgia e comunque è stato molto divertente, l'ho fatto insieme a un mio amico, tra l'altro molto bravo musicista, che si chiama Alessandro Graziana, che a sua volta è un cantante che pubblica dischi, insomma, e che ho conosciuto anni fa, e c'è un mondo musicale che ho sentito molto simile a quella musica degli anni 60 e 70, e quindi lui secondo me ci è stato bene in quel mondo e gli ha dato anche una uniformità al lavoro che era necessaria. Tu pensi che qualcuno sia rimasto sorpreso da questo tuo disco tributo? Magari si sarebbe aspettato altre radici da te? No. Più post-punk, più new wave? No, ma quelle sono un po' anche dichiarate. Poi sai, fare i pezzi dei Joy Division o di altri ha poco senso. Cioè, nel senso, tanto ormai sono, diciamo, gli originali non li batti, nel senso, in qualche modo. Invece la musica italiana, da dove vengo, e poi meno male anche la mia lingua, perché io l'inglese lo so poco, quindi meglio che canto in italiano che la mia lingua. E poi sono pezzi anche, appunto, come dicevo prima, anche meno famosi di Love Includes Apart, di Television o di Linux di Television. E quindi, ripeto, come dicevo prima, è anche un'opera un po' di proselitismo, cioè di far conoscere delle canzoni che altrimenti forse andrebbero perse. Diaframma, insomma, rappresenta
momento della storia del rock italiano, ormai è innegabile. Quindi tu hai vissuto buona parte del rock nostrano. Cosa pensi che sia diventato oggi il rock italiano? Qual è la situazione? Ti piace? Ma io penso che il rock italiano goda di buona salute, se non ottima, però buona sicuramente. Nel senso che, per fare un esempio, alcuni artisti di estrazione indie, come Dente, Lucia Centrale Elettrica, Brunori, tanti, comunque arrivano in classifica ai primi, Baustelle, arrivano ai primi posti in classifica dei dischi più venduti, in Verdena, in assoluto. Cosa che, per esempio, quando ho iniziato io era impensabile, nel senso che nei primissimi anni 80 appunto fare un disco era già un grosso avvenimento ed era impensabile entrare in classifica nei dischi più venduti, perché era comunque una musica per pochi, ma proprio per pochi veramente. Esistevano all'epoca 10 locali e 10 gruppi, era una scena molto piccola. Anche se eravamo tra noi come dei carbonari, ci seguivamo moltissimo, ma era piccola. Adesso invece appunto gruppi come quelli che ho detto, artisti come quelli che ho detto, arrivano nella classifica degli ultimi posti in assoluto. E quindi è una sorta di quasi di miracoloso, a pensarci bene, che in Italia un gruppo come Verdena o come Baustelle arriva al secondo posto in classifica. Riempie a locali anche grossi. Cioè, magari per voi può essere, non dico scontato, ma una cosa normale, ma solo per chi ha iniziato tanti anni fa ha del miracoloso. Quindi secondo me la situazione è molto buona e ci sono tanti gruppi, tante situazioni, tanto pubblico, nel senso in generale c'è infinitamente più pubblico adesso di prima ce n'era molto molto meno, e quindi è molto più. È un aspetto che invece secondo te è peggiorato rispetto all'epoca degli anni 80? Anni 90. Sì, sì, peggiorato. Diciamo, viviamo in un clima di grande trasformazione. Internet ha cambiato completamente il modo di fruire la musica e anche il senso della musica. È peggiorato in questo senso, che la musica adesso, non voglio dire non ha più valore, però nel senso, essendo tutto gratis, no? Per certi versi ha perso un po' forse anche quella sacralità che per esempio era comprare un disco, ascoltarlo, era comunque un investimento, però ti dava anche un senso di appartenenza a un genere, a un genere musicale, no? Comprare dischi aveva un significato. Era adesso... anche un rituale, no? Quello sì, di comprare il negozio, sì. Andare a casa, ascoltarlo, adesso è un po' sì, cioè, nel senso, però ti dava il senso di appartenere anche a un genere musicale, che faceva comunque un investimento emotivo, di tempo e anche di denaro. Perché comunque, meno male, fare musica ha dei costi, cioè produrre musica ha dei costi, però ecco, adesso la gente non lo percepisce di questo fatto, ormai ha perso valore, nel senso che ormai è tutta gratis, perché devo comprare, perché devo pagare. No, mi sa che proselitismo non è il termine adeguato. Divulgazione. Di divulgazione, bravo, ragione. Grazie. Proselitismo cosa? Proselitismo è una sorta di divulgazione, però un po' è un po' più invasiva. Divulgazione. Insomma, progetti per il futuro, per il diaframma. C'è molto... suonare alla 11ª edizione del Monte Way. Ottava. Questa è l'ottava. Suonare all'undicesima, fra tre anni. Okay. Quando avremo un album nuovo da proporre. Ne terremo conto. Quindi il prossimo album non prima di loro staranno tutti col carosino e spingeranno bambini. No. Sì. Già, fra tre anni. Già li avete. Li avrete allora. Li avrete. E quindi con i carosini spingeranno.